Ragazzeri, eccomi, faccio un altro video finiti. Spero che vi interessi questa tipologia di video sui prodotti casa e cibo. Ho tantissime cose, non so quanto durerà questo video. Preparatevi, mettetevi comode, cerchiamo di coagliare. Fatemi sapere comunque se voi di queste cose cosa avete provato o cosa non avete provato. E niente, inizio subito perché ho tantissima roba e tra l'altro non riesco nemmeno a visualizzarla bene perché c'ho un sacco qui gigante. Inizio subito. Allora, abbiamo finito, questi qua li ha finiti mio marito, li finisce sempre lui. Questi cornflakes della Coop, questi sono quelli normali, classici, non bio, niente, che lui prende sempre perché gli piace questo formato gigantesco di mezzo chilo di roba. Li prende sempre, soprattutto quando va lui. E niente, lui si ci trova bene, gli piacciono, non trova differenze con quelli di marca, quindi questo. Poi abbiamo finito sempre per la colazione queste qui che adoro, che però posso mangiare pochissimo perché mangio cose un po' più integrali per ora, però queste qui sono un po' integrali, sono le foglie magiche della Colussi. Ragazze, provatele. Se vi piacciono i biscotti con i cereali, queste sono con farina integrale e cereali, senza olio di palma, veramente buonissime, proprio buone, 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 buone. E niente, non ho altre parole, provatele se potete perché sono buonissime. Queste le scintille per me sono top proprio come biscotti. Poi un'altra confezione di fette biscottate, cadono cose, ventilatore, misura, fibre extra. Di più per colazione sto mangiando queste, quelli biscotti sono lo sfizio ogni tanto. Ci sono 40 fette, io le ho prese in offerta e ve le ho già diciamo un po' descritte nel video precedente, sono un po' più piccole, sono senza olio di palma e sono buone. Le cose integrali della misura sono buone anche di sapore, quindi ci piace. Poi abbiamo finito questa pancetta della Coop, l'ha finita mio marito che la ama. E la ama perché non è salata come il resto della pancetta, è quella coppata, quella rotonda. E lui la ama proprio per questo, perché è buona ma non è troppo speziata, troppo piccante o troppo salata, quindi un po' più soft. E va bene anche se non ci vuole fare qualcosa diciamo da cucinare perché non è troppo strong. Quindi questa. Si vede che andiamo alla coppa? Ok. Abbiamo finito due confezioni, continuiamo prima con il cibo, ha finito non so quante perché ha preso una scatoletta di queste Heineken, che è una delle sue birre preferite, vabbè conosciutissima, io non la bevo. Poi abbiamo finito, questo lo mettiamo qua, questa confezione di vongole del Pacifico, queste qui sono col guscio. Io le trovo o alla Coop o al Conad di questa marca, meno 30 surgelati, c'erano le vongole e le cozze e sono buonissime, costano quando sono in offerta poco, tipo 1,70 euro e vi viene un bel piattone di pasta con le vongole, con i gusci che non è male, sono abbastanza grandi anche dentro, quindi sabbia non se ne trova mai, quindi ottimo e niente, ci piacciono, li continuiamo a comprare. Poi abbiamo finito questa mozzarella del Conad, bocconcini di mozzarella che mi sono piaciuti moltissimo, sono buoni anche quelli della Coop, questi sono un po' più grandi di quelli della Coop e sono proprio mini bocconcini, invece quelli della Coop sono più simili a ciliegine, più piccole, ottimo, non ho niente da dire, 200 grammi di prodotto, costavano tipo 1 euro, una roba del genere, quindi ci piace. Poi, allora, andiamo alle schifezze. Le schifezzole, ha finito lui e mi sono piaciuti tantissimo questi croissant della Bauli, 5 cereali e poi strappa sempre le cose quando le apre, io non lo capisco. Com'è che sono? Latte fresco e 5 cereali con lievito madre, uova da gallina allevate a terra, ma sicuramente ci sarà quello di palma, non lo so, io non le guardo queste cose. Sì, c'è, quindi queste qua, quindi quando io non vado, va lui ha afferrato, si vede che è traumatizzato dalla moglie che non gli vuole far mangiare certe cose, quindi questo gli è piaciuto molto, quindi se non fate caso a queste cose provateli. Poi, allora, mi sono piaciute veramente tanto e le ricomprerò, tra l'altro sono in offerta per la Conad, quindi appena arrivato lei li prendo subito.
queste ciambelline integrali della misura, che sono proprio ciambelle morbide, merendina, ma sono buone, cioè veramente non ci si accorge che sono integrali. Poi non sono nemmeno piccolissime, anche se pesano poco, perché ce ne sono 6 e pesa 230 grammi tutto, quindi meno di 40 grammi ogni ciambella. E sono veramente, veramente buone, saziano. Quando uno vuole fare lo sfizietto, queste qui, top. Le riprenderò sicuramente, voglio provare anche, non so se voi le avete provate, fatemelo sapere i croissant, perché come vi dicevo c'ho sta dieta, per ora vi devo mangiare tutte queste cose integrali, senza zuccheri, quindi sono un po' stressata anche a trovare cibi. Infatti tutte le mie amiche mi mandano, in particolare Alessia, a volte tipo messaggi in cui mi dicono, sai, prova questo, l'ho provato anch'io, buono, perché è una fatica. Poi ho finito e conserverò il baratto. Questo fior di frutta, fragole e fragoline di bosco della Vigoni di Asiago, buonissima, peccato che costano un po', però trovandole in offerta si può fare, è veramente buona. Finora ho provato questa e per ora ci ho aperta quella alle pesche, questa è la fragola, è la mia preferita, però anche quella alle pesche non si fa a malvolere. Se la ritrovi in offerta voglio provare anche altri gusti, veramente ottima. È anche piccolina la confezione, 250 grammi. Però è un prodotto buono perché non c'è zucchero, è solo con zucchero da frutta, quindi va bene. Poi, ed è buonissima, cioè non sembra una cosa così... ho finito questi bocconcini dell'innamorato, che vi avevo fatto vedere, mi pare, in uno svuota la spesa che avevo comprato. Erano quelli di grano duro, mi sono piaciuti molto, sono morbidissimi, piccolini. E ce ne sono dentro, mi sa, 10, mi pare, quindi 400 grammi, pesano 40 grammi ciascuno, visto che c'è la versione anche più grande per fare magari lo dog, queste robe qui. Sono così fatti, veramente buoni, li ho trovati a Conad questi. Poi, scoperti, questi erano finiti diversi, a me è piaciuto molto, poi sono gusti personali, questo mare blu leggero, che è uno dei miei tonno preferiti, insieme a quello della Coop. Però questo qui, quello della Coop è normale, c'è l'olio. Questo qui invece lo aprite, anche se è fatto con olio, non c'è olio dentro. Lo trovate già sgocciolato, tipo. Quindi se uno magari vuole evitare cose troppo caloriche, va bene. Quindi questo. E questa era la confezione, ecco perché le ho finite tutte. Mare blu leggero. Poi ho finito e non mi è piaciuto, non lo ricomprerò perché preferisco, anche se è senza glutine e quindi magari quando verrà a trovarmi mio nipote prenderò magari questo, però preferisco mille volte quello della rana, che è top. Questo qui della Buitoni, questo pesto senza aglio, che non lo so, non mi piace molto, mi sa troppo di cosa un po' più selvatica, non si sente per niente che c'è dentro il parmigiano o i pinoli. Quindi preferisco quello della rana. Poi che altro c'è? Abbiamo finito il caffè, perché ne prendiamo sempre e solo questo della Kimbo, per quanto riguarda la caffettiera normale, questo o quello blu, mio marito vuole solo questo Kimbo, lo beve di più lui il caffè, io ne bevo meno. Questo è 80% arabica, 20% robusta, questa la confezione dentro è questa qui, ci sono due da 250 grammi e ci troviamo bene. Invece per la macchinetta del caffè che io ho per polvere o cialde, vi devo dire che il miglior caffè che io ho potuto provare con la mia macchinetta, che è quella della De'Longhi, magari poi metto una foto, è quello della Coop, quello per macchinetta espresso. Come mi viene il caffè con quella miscela lì, con nessun altro. Ho provato anche quelle più costose, Illy eccetera, mi fanno tutti i complimenti, mi dicono come hai fatto a fare questo caffè. È quello della coppa, facile. Poi di cose cibarie mi sa che c'è questo. Abbiamo finito questo preparato di spaghetti allo scoglio, guazzetto di mare veramente sarebbe, che però io ho fatto per la pasta, condimento pronto con scampi e frutti di mare, 2-3 porzioni risicate, meglio 2, è molto buono, dell'Arby, quando è in offerta la coppa lo prendo al volo. Veramente buono, di questo ho provato quasi tutti, con gli scampi, quelli allo scoglio, sono tutti buoni, ve li consiglio.
Poi abbiamo finito per i gatti una confezione di croccantini della Breakfast con poco magnesio, mi sa che è poco tanto. Bontà e benessere, urinary care, alta digeribilità, senza aromi e coloranti, con pollo e cereali. Io prendo sempre e solo questi. Volevo leggere dove era questo fatto per non dire una cavolata, perché a volte ne dico di strafalcioni. Favorisce il sistema urinario sano, aiuta a migliorare il benessere del tuo gatto. Vabbè, insomma ragazzi, non lo trovo, ve lo scriverò in caso sotto se lo trovo. C'è calcio e vitamina D3. Allora ragazzi, io prima prendevo quelli della Rare Canine per le mie gatte, perché sono sterilizzate, e con quelli sono sempre trovate benissimo. Una volta ho provato quelli tipo naturali e la mia gatta immediatamente, cioè quelli proprio tipo eco bio, ok? Alla mia gatta, una delle due, è venuta, proprio li ha mangiati il giorno dopo, è venuta la cistite e quindi mai più. La veterinaria mi ha detto prova questa tipologia qui, che sono molto buoni, dicono, e in effetti ragazzi non hanno mai avuto nulla, stanno benissimo, e loro mangiano solo il secco, da me non mangiano le scatolette, perché le scatolette a volte le fanno vomitare, quindi io le ho eliminate, stanno benissimo, in salute. Poi abbiamo finito le confezioni di sacchetti per il freezer. Di solito prendo quasi sempre questi della Coop, grandi e medi, però quando sono in offerta prendo anche altre marche. Ho visto, ho preso questi della Frio, a volte prendo quelli della Cookie. Sacchetti per il freezer, che vanno bene, sono quelli senza zip normali. Ho finito il mio fantastico Lenor, adesso stiamo passando al reparto casa. Questo qui è il mio preferito in assoluto, è quello ai oro e fiori di vaniglia, e insieme a quell'altro rosso violaceo, però questo è top per me. Fantastico. Ho finito una confezione di sacchetti, quelli lava sicuro, questi sono tipo quelli concorrenziali che costano super giù 1 euro, e ce ne sono 10, mi sa, 10 panni, sì, quelli per come si dice, raccogliere i colori, per proteggere diciamo i vestiti dai colori dispersi, mi trovo benissimo con tutte le marche. Ho finito due confezioni, non una ma due confezioni di Diacal, questo rosa al ambipur, che non puzza profumo, e conserverò questa confezione perché ho scoperto che travasando quello lì normale in questo qui spray esce lo stesso, e mi trovo molto meglio lo spray come meno prodotto rispetto a questo che verso ne consumo a fine. E ho finito perché ho fatto pulizie straordinarie, lasciamo perdere l'ombra di scuro. Ho finito una ricarica per l'accendino della cucina e anche per i vari accendini del fumatore di casa, e questo qui che lo usiamo perché comunque comprare sempre accendini non è il caso. Poi ho finito questo detergente lavapavimenti primavera eco bio, non mi ricordo dove l'ho comprato, questo qui non mi è piaciuto per niente, senza infame e senza rode, non mi piace il fatto che non facesse chissà che profumo, sì, profumo di pulito, ma poi non rimaneva, quindi non lo ricomprerò. L'ho soltanto a descriverlo perché non lo consiglio. Poi finito questo Neutro Roberts antiscrepolature, ve lo metto nei prodotti casa perché questo lo usavo in cucina e mi piace, e quello come antiscrepolature con provitamina B5 aloe vera, buono, ottimo. Poi ultima cosa, due pacchi, non uno ma due, di fazzoletti della Coop, questi qui che si prendono ad uno, che li uso in comodino. Con tutto ciò ho finito, ce l'ho fatta in 14 minuti, non so come ho fatto con tutta sta roba, c'è un macello. Adesso si fa la differenziata, così togliamo tutta questa spazzatura di mezzo perché non ce la facevo più. E niente, non so se questa tipologia di video vi piace oppure no, fatemi sapere insomma se più che altro vi è utile. E niente, scambiamoci i consigli, che ci torna sempre meglio andare a fare la spesa. E vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima e grazie, ciao!